Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 7. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao! Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting, ultimo episodio della stagione 7, episodio 82. Anche quest'ultimo episodio, purtroppo, dedicato alla brutta epidemia Covid. In Italia 74.159 morti di Covid nel 2020. Come mai così tanti decessi? Questo è il titolo della bloggata che, se siete interessati a questa domanda, potrete cliccare ed andare a visionare la mia bloggata, che è composta peraltro già da tutta una breve sintesi con un paio di podcast della stagione precedente sul periodo, diciamo, della prima ondata e poi sulla fase preparatoria nell'estate 2020. I grafici statistici mostrati a video sono praticamente tutti i dati del 2020 in termini di infetti, infetti di deceduti, in termini di curve di letalità del coronavirus, quanto dei contagi, in particolar modo però dal 23/7/2020, in cui c'è la curva che cresce in modo praticamente incontrollato dal 23 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020. I dati statisticati si fermano appunto al 31 dicembre 2020. Dunque, cosa vi racconto in questa bloggata? Se siete interessati, ve l'andate praticamente a leggere, perché è corta. In breve, nel 2020 l'Italia fu il peggior paese europeo per morti di Covid. L'Italia fu il peggior quarto paese al mondo per morti per milioni di abitanti nel 2020. L'Italia fu il peggior quinto paese al mondo per totale morti di Covid. L'Italia fu il terzo peggior paese al mondo con più casi attivi di Covid. L'Italia fu l'ottavo paese al mondo con più ricoverati. Questi a dati 31/12/2020 sul sito che praticamente ormai è notissimo, è Worldometers, e quindi non c'è bisogno di stare a ricordarlo. Dunque, perché il governo Conte 2 e la maggioranza di governo PD, Movimento 5 Stelle e Leo furono operosi costruttori di morte? Siete d'accordo con questa affermazione, c'è il link all'interno della mia bloggata in cui un muro di fatti vi riporterà alla memoria tutta una serie di scelte politiche che sono state fatte nel 2020, da cui si inferisce appunto che sono stati operosi costruttori di morte, perché 74.159 morti di Covid non sono proprio pochi. Ora, c'è da dire che ogni partito ha come obiettivo la massimizzazione del proprio potere, però ammazzando quanto più è possibile tanto più italiani vecchi ed anziani, usando il Covid come un forno crematorio ambulante, si tagliano i costi del bilancio pubblico dello Stato italiano e si massimizza il proprio bacino elettorale attuale e prospettico. Infatti, non tutti gli anziani e vecchi votano PD, Movimento 5 Stelle e Leo, ma lo farebbero tutti gli immigrati clandestini con Ius Soli. Tutti gli italiani vecchi consumano pensioni, ma non lo farebbero gli immigrati clandestini per ragioni anagrafiche. Tutti gli italiani vecchi consumano sanità, non lo farebbero gli immigrati clandestini per ragioni anagrafiche. Gli anziani hanno in media una bassa propensione all'acquisto, a differenza degli immigrati clandestini che sarebbero ben felici di comprarsi un sacco di beni tedeschi, auto, frigoriferi, elettrodomestici, oppure beni americani, computer e smartphone,
oppure giapponesi e cinesi, elettronica di consumo e quant'altro, senza curarsi del saldo della bilancia commerciale italiana. Perché gli altri partiti politici italiani non si oppongono a questa pulizia etnica di Stato? Perché sono stupidi oppure attendono l'azione legale della magistratura di Bergamo per procurata epidemia. Perché i cattolici non si oppongono a questa pulizia etnica? I cattolici hanno la merda nel cervello, inoculata purtroppo dall'attuale pontificato. Dunque, per chi non lo ricordasse, qualche fatto a breve memoria in questo breve podcast: dal 1 gennaio 2020 al 10 settembre 2020 sono deceduti per Covid 35.587 italiani, mentre sempre nel 2020, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, PD, Movimento 5 Stelle e LeU hanno deportato in Italia, in un contesto di pandemia mondiale, 34.154 immigrati clandestini, confrontati morti di prima ondata 35.587, quasi uguale a 34.154. Se non è sostituzione etnica questa, ditemi voi cos'è. In seconda ondata, dal 10 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, sono deceduti per Covid in Italia 38.572 persone, molto di più di quelli della prima ondata. Ma in seconda ondata ci sono anche le mascherine, come mai? Tanti infetti e quindi a trascinamento anche tanti morti. Però nel 2020, e questi fatti poi si scontano nel 2021, nessuno nel governo Conte ha pensato di portare un brevetto o una licenza di produzione per un vaccino in Italia. In compenso si è pensato ai banchi a rotelle, si è pensato ai monopattini, si è demolito i decreti sicurezza, in un contesto di pandemia, perché nel mondo il Covid gira e circola, con varianti sudafricane e varianti brasiliane e quant'altro, e in più si è fatto anche una riforma e una sanatoria per gli immigrati clandestini. Quindi voglio dire, i fatti lo dimostrano, quindi le decisioni pessime, veramente assassine, prese dal prima ondata e replicate nella seconda ondata, si sposano a meraviglia con quanto poi è stato non fatto, quanto è stato poi fatto nel 2020, con azioni completamente scellerate contro l'interesse nazionale italiano. Quindi, se non siete d'accordo con le mie affermazioni, vuol dire che avete il cervello in pappa sotto la sindrome di Stoccolma. Andate a leggere i miei bloggate, un muro di fatti vi riporteranno alla memoria storica e purtroppo a quello che è accaduto. Io non vi sto a dire altro, perché qui bisogna, se uno è interessato a questi temi, bisogna che superi il muro dell'oppio mediatico, che lo si ritrova in tutti i mass media, dove i fatti scompaiono e rimangono solo nelle narrazioni. I fatti vengono messi, i fatti vengono travisati oppure vengono aggiunti fatti mai esistiti. Invece, per avere una visione scevra dalla propaganda e che sia coerente con quello che è successo, bisogna andare a osservare un muro di fatti dai quali trarre delle logiche deduzioni, che come tanti piccoli mattoncini uno sull'altro vi porteranno a vedere quello che è successo nel 2020. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.